siamo qui alla Fiera del Libro per Ragazzi con il dottor Massimo Rondinelli, che si occupa delle attività estere del gruppo Giunti, in particolare anche Dami Editore. Dottor Rondinelli, Dami è una realtà veramente una costola fondamentale di questa produzione di libri per ragazzi. Come sono le novità che il mondo Dami propone nella fascia appunto dei bambini più piccoli? Questo target è molto molto delicato perché si tratta appunto dei primi lettori. Beh, Dami naturalmente ha sempre svolto e ancora di più ora un ruolo formidabile, importantissimo, diciamo, all'estero per il gruppo Giunti. Da quando l'integrazione è stata portata a compimento, diciamo, la capacità creativa e lo sviluppo che ha il gruppo di lavoro Dami con la redazione dell'area ragazzi di Firenze veramente ha dato vita a una serie di prodotti e di novità che si stanno affermando. Noi non ne dubitavamo, ma come dire, sarà alla fine di questi giorni, di queste giornate di lavoro, che poi potremo davvero misurare i risultati ottenuti, ma la sensazione dopo il primo giorno è che appunto le novità che vengono proposte e la nuova linea di sviluppo che punta sulla, diciamo, sul lancio anche di nuovi character, di nuovi personaggi, che in particolare si prendono le forme anche di piccoli nuovi personaggi, di piccoli pupazzetti, beh, insomma, ci fanno pensare che, diciamo così, alla faccia della crisi, terremo la posizione e se possibile avremo anche un'ulteriore crescita e sviluppo in questa seconda poi parte del 2009. Ecco, in particolare Dami è anche specializzato per libri per piccolissimi, quindi 2-3 anni, certo, proprio tra nido e scuola dell'infanzia. È una produzione in aumento, è un interesse crescente questa attenzione per le fasce più basse della lettura? Beh sì, io penso che si possa interpretare come un trend, diciamo così, internazionale abbastanza chiaro ed evidente. Diciamo, quel segmento di primissimi lettori, talvolta appunto ancora non lettori, ma insomma di fruitori del libro illustrato, è sicuramente in crescita. Diciamo, questo è legato così allo sviluppo più generale, diciamo, delle società intorno a noi, dei mercati internazionali, in cui appunto i bambini, i tassi demografici, che peraltro sono fortemente in ripresa in alcuni territori, in alcune latitudini, ci fanno guardare a questa fascia di destinatari del libro come una fascia assolutamente promettente, quindi è destinata a crescere e ad essere guardata con attenzione e quindi sulla quale c'è anche una maggiore competizione internazionale, per cui, come dire, vincere dove c'è più competizione fa maggior onore a chi la spunta, diciamo così. Grazie dottor Rondinelli. Prego, grazie.